Gianpaolo Medei, peso dell'esordio in casa, per esordire sulla panchina della Juve, ha subito tutto dopo il primo set. Sì, beh, il primo set abbiamo avuto una partenza sicuramente complicata. Mi aspettavo di partire meglio, forse abbiamo pagato un po' la tensione, la voglia di strafare in casa questa manifestazione davanti al nostro pubblico. Poi è stata una battaglia come me l'aspettavo. Avevo chiesto ai ragazzi prima della partita di saper soffrire insieme, ci sono riusciti, questa è la cosa che mi soddisfa di più. Ovviamente sono molto contento anche per la vittoria, perché poi la squadra credo che sia cresciuta durante la partita e questa è una nota molto positiva di questa partita, di questa giornata. Logicamente c'erano dei giocatori che avevano un po' di scorie per i tanti mesi di fermo, poi pian piano si sono sciolti. Sì, sì, sicuramente qualcuno aveva bisogno del campo, qualcuno verso la fine della partita era un po' affaticato, abbiamo avuto dei problemi fisici, quindi quando in preparazione ti fermi qualche giorno e ancora non sei al top della tua condizione, è ovvio che quando devi giocare 4 o 5 set magari a questi livelli hai fatica. Però ecco, la squadra ha reagito, ripeto, come collettivo, questa è una cosa molto soddisfacente. Altri giocatori come per esempio Kovar sono cresciuti durante il match e quindi ci sono parecchie note positive da portare domani e anche nel proseguo. Questa partita, che cosa chiederai ai ragazzi di migliorare domani? Allora, a me è piaciuta la reazione della squadra, io non parlo di cose tecniche, tecnicamente ci sono parecchie cose che dobbiamo far meglio, no? Però mi è piaciuta la reazione, il fatto che dopo il primo set non ci siamo disuniti, cosa che poteva capitare, ma anche negli altri momenti della partita abbiamo avuto movimenti difficili fino alla fine, fino agli ultimi due minuti, no? con le battute di Sabbi che li ha riportati a due o tre punti, quindi mi è piaciuto questo moltissimo. Domani chiederò una migliore ancora gestione della battuta, perché in alcuni momenti sbagliamo troppo senza creare troppi problemi agli altri. Questo è un tema già della fine della preparazione, su questa cosa dobbiamo credere. Ma diciamo che prima della partita un po' di emozione c'era, no? Come tutte le prime volte, per me questo è un ambiente speciale, no? Non sto qui a ripeterlo perché credo che sia normale, però poi quando inizia la partita si inizia a fare il proprio lavoro, ci si dimentica un po' di tutto, soprattutto delle emozioni, si cerca di fare al meglio il proprio lavoro, il mio lavoro è quello di aiutare i ragazzi, quindi ho cercato anch'io di fare la mia parte, ho buttato un po' alle spalle la parte emotiva.